Diamo 212 milioni agli enti locali lombardi per spese di investimento, cioè la regione rinuncia a spendere questi soldi per aiutare comuni e province che hanno difficoltà a spendere per il patto di stupidità. È la prima tranche, poi contiamo di darne altri 38 a giugno e fare 250. Senta, lei ha detto anche che la Regione chiede l'applicazione del patto territoriale. Sì, sarebbe già legge che purtroppo i governi Letta hanno rinviato ancora di un anno. Vuol dire applicare il patto unico a livello regionale, cioè lo Stato dà un obiettivo, ma lo dà per la Lombardia, per il Molise, per la Campania, unico, invece di dividere come viene fatto oggi. Oggi c'è un patto per le regioni, un obiettivo per le regioni, uno per le 100 e passo province e uno per gli 8.100 comuni. Il risultato non si capisce quanto danno i singoli territori per il contenimento della spesa e per la salvaguardia dei conti pubblici. L'impressione, ma che non è un'impressione purtroppo, è che a pagare siano sempre gli enti del nord. Dati dell'Istat, ieri 13% di disoccupazione, oggi il 42% dei pensionati al di sopra di 1.000 euro al mese. Come si può recuperare questa situazione secondo lei? Ma guardi, nel novembre del 2011, quando c'era su tutti i giornali la crisi, sembrava che venisse giù il mondo, la disoccupazione era all'8%. Dopo 2 anni di governi che hanno messo a posto i conti, così dicono loro, la disoccupazione è passata al 13%, 40% giovanile, che è una roba da matti, 42%. Non penso che ci siano al mondo altre nazioni che hanno avuto un tracollo così pesante in così poco tempo. Il debito PIL, che è il parametro su cui siamo valutati, è passato da 120 a 133%, più 13 punti, praticamente un disastro. Per dare l'idea, i peggiori governi della storia della Repubblica, pentapartito, Craxi per intenderci, erano riusciti ad aumentare di 4 punti in un anno. Monti e Letta hanno aumentato di 13 punti in due. Quindi c'è il rischio di una manovra, lei qualche tempo fa ha detto che già Renzi deve rivedere di 10 miliardi i conti pubblici per rientrare nel fiscal compact, riconferma questi dati? E purtroppo i conti fatti anche con carta e penna dicono questo. A novembre abbiamo dovuto fare una manovra di 1 miliardo e 6 per rientrare dello 0,1 di sforamento del 3%. I dati sul fabbisogno sono drammatici, continua ad accumularsi debito e siccome il fiscal compact è qui alle porte, dall'anno 21 noi dobbiamo ridurre il debito di 50 miliardi. Nessuno dice una cosa semplice, che tu riduci il debito quando non ne fai di nuovo. Se il buco entrate e uscite c'è, viene tappato con nuovo debito. Il buco entrate e uscite oggi è di 35 miliardi di euro. Quindi l'anno 21 dobbiamo trovarne 35 per tappare il buco più 50 per ridurre il debito. Non ne trovano 4 per gli 80 euro da mettere in busta paga. Mi sembra che la situazione sia alquanto preoccupante.